Vi presento i nuovi ospiti che sono arrivati. Prima di tutto Anna Scani, vice ministro dell'istruzione, a cui però voglio chiedere una cortesia stamattina, perché dato che è un bel po' di tempo che non va in televisione e non rilascia intervista, io credo che il suo fosse un silenzio ragionato, credo che ha avuto un momento effettivamente complicato, anche insomma umanamente. Quindi le chiederei, si alzi, tanto dei tacchi meravigliosi si può alzare, ecco, si metta vicino a me, perché voglio farle un po' di domande più personali. Allora, che è successo? È stato, ha avuto un momento di imbarazzo invece di difficoltà? Cioè questa separazione consensuale di cui si è parlato, per lei non è stata tanto consensuale quella con Italia Viva? Beh, intanto è stato un momento faticoso, perché quando quelli che sono i tuoi compagni di strada, con cui hai condiviso anni di militanza nel partito, prendono un'altra strada e tu ti senti invece di voler rimanere a casa tua, c'è uno strappo, io anche emotivo. Una cosa, forse non tutti lo ricordano. Anna Scani insieme a Roberto Giachetti si è presentata, diciamo, in alternativa a Zingaretti per la segreteria del partito, proprio, come dire, con la componente renziana, rivendicando la storia renziana, le cose fatte da quel governo. Quindi effettivamente io quando Italia Viva ero sicura che lei andasse via, come tanti di noi che siamo un po' fanatici delle vicende interne al PD. Invece è rimasta nel PD, tra l'altro glielo dico perché tanto lo sa molto bene, alcuni, dato che lei è diventata vice ministro della istruzione, molti hanno detto è rimasta per la poltrona, voleva stare al governo, quindi è stata anche questa non componente. Non mi pare che chi se n'è andato abbia lasciato il posto di governo, no? Ci sono amiche come Teresa Bellanova, Elena Bonetti, mio amico Ivan Scalfarotto, quindi questo ovviamente non c'entra nulla. No, la ragione per cui io sono rimasta è che io ho 32 anni e 12 di questi 32 anni li ho passati con una tessera in tasca, che è quella del Partito Democratico, che io ho contribuito a fondare quando ce ne avevo 19. E io ci credo in questa casa, credo in quel progetto che abbiamo fatto insieme nel 2007 e che le idee di Matteo Renzi debbano vivere nel PD, questo io credo. Ecco, allora. Ed è lì che secondo me vanno fatto vivere le idee riformiste, l'idea di innovazione del paese, il PD va rafforzato. Mi racconta com'è andata con Renzi, cioè lei le ha detta questa roba a Renzi, Renzi come ha reagito, le ha detto, no, insomma, l'ha cercata di convincerla, cioè com'è stata questa separazione da un leader cui lei ha creduto convintissimamente? Io continuo a pensare che Matteo sia un grande leader, dopodiché lui ha provato a spiegarmi il suo ragionamento, cioè che queste idee secondo lui non avevano più cittadinanza nel PD, che era ora di rompere. Io gli ho detto che la formazione del governo dimostrava che invece noi siamo ancora in grado di dettare la linea al PD, perché alla fine questo governo nasce anche grazie a quella famosa intervista su Repubblica in cui Matteo Renzi, spiazzando tutti, dice facciamo un governo istituzionale, spiazzando soprattutto Salvini. E siamo minoranza eppure abbiamo dettato la linea, quindi nel PD si può fare, lui invece dice il contrario. Le faccio una domanda pre-politica, però anche umanamente, no? Quando lei ha detto, perché insomma io ho avuto dei maestri, per esempio, di giornalismo che ho lasciato a un certo punto e la vita è stata molto dura, il rapporto si è molto guastato, cioè com'è andata umanamente fra lei e Renzi? Umanamente è andata come due persone che cercano di scindere la scelta politica che si fa in questo momento, faticosissima, perché poi è un risvolto umano ovviamente, del non sentirsi più con l'assiduità di prima, del non condividere più passo dopo passo quello che si fa, che ovviamente è qualcosa che succede, però il rapporto resta e resta soprattutto la stima, perché poi alla fine è questo che ha fondato il rapporto. Senta, io ho letto che lei ha dato vita a una corrente dentro il PD che si chiama Energia Democratica. È la scissione dell'atomo? Assolutamente no. È l'idea che dicevo prima, cioè che quelle idee che Matteo ha cercato di portare in un partito che sta a fianco al PD nel governo in realtà debbano avere cittadinanza nel PD, ed è quello che noi diciamo, allora. I riformisti, l'innovazione del paese. Quindi lei fa la quinta colonna renziana dentro il PD? Nella maniera più assoluta no, io continuo a fare Anna Scani dentro il PD, quello che ho fatto al congresso e continuo a farlo adesso.